19 dicembre 2021 riapriamo di fatto la biblioteca. Ho voluto fortemente la riapertura di questo luogo importante di cultura, dove ci sono più di 10.000 volumi, e quindi era necessario aprire e soprattutto far conoscere nuovamente questa biblioteca a tutta la Provincia di Catanzaro, a tutta la Calabria, a tutta l'Italia, perché è bene ricordare che la biblioteca del Cambio Comercio di Catanzaro rientra nell'ambito di tutte le biblioteche italiane. Quindi una persona che vuole un libro da Milano, Bologna, può appunto accedere al nostro, diciamo, alla nostra raccolta. La sera di 20 iniziamo la rassegna con la presentazione del libro del professore Mario Caligiuri, edito da Rubbettino, quindi due personalità, due personaggi importanti della nostra regione, ed era molto doveroso iniziare con un evento così importante. Diciamo che quando riapre una biblioteca è sempre un'occasione da salutare con grande apprezzamento, perché lo abbiamo visto in questo momento di incertezza, i libri hanno avuto una capacità enorme di aiutare a far comprendere le dinamiche, gli scenari di un tempo complicato. Quindi va dato merito alla Biblioteca della Camera di Commercio di Catanzaro, al Presidente, di aver voluto fortemente riaprire le porte di questo luogo importante. E al contempo l'idea è quella di organizzare una serie di eventi, di dibattiti, di occasioni di discussione per approfondire tematiche, soprattutto di ambito economico, ma anche giuridico, legate alla comprensione di diversi fenomeni che attraversiamo in questi tempi complicati. Oggi parleremo di intelligence, che è una disciplina scientifica, è diventata disciplina scientifica grazie soprattutto all'impegno del professor Caligiuri, che indaga anche qui in chiave multidisciplinare alcuni fenomeni del nostro tempo, ed è sicuramente una delle discipline che può offrire maggiori risposte ai tempi di oggi per garantire la libertà, garantire la sicurezza, garantire anche il diritto alla salute. Per capire dove va la società bisogna capire dove va la tecnologia. E oggi parlare di meccanica quantistica significa investigare quello che sta già accadendo e che presto accadrà. Le tecnologie quantistiche promettono di sviluppare in maniera enorme le capacità dei computer, che avranno potenze di calcolo enormemente superiori rispetto a quelle attuali, quindi con delle grandi capacità predittive, e poi soprattutto potrebbero rendere le comunicazioni teoricamente inviolabili. Quindi è una terra promessa che prevede uno sconvolgimento completo di quello che sta accadendo, e quindi bisogna misurarsi con quello che si sta avvicinando. È molto importante perché questo dipende dalla capacità delle persone e anche dalla competenza di chi svolge determinati ruoli e dall'affidabilità delle istituzioni democratiche. Sono strumenti che possono essere utilizzati a due vie, o per favorire la libertà o per ridurre la libertà. Dipende dall'equilibrio che si riuscirà a trovare tra libertà e sicurezza, che è un problema endemico delle società contemporanee. L'intelligence è una necessità sociale, perché serve alle persone per riuscire a sopravvivere nella società della disinformazione all'interno della quale noi siamo totalmente immersi, dove la verità sta da una parte e la percezione pubblica della verità esattamente dall'altra. Serve ai dirigenti delle aziende per poter competere in un mercato globale sempre più competitivo, e serve agli stati per poter assicurare il benessere e la sicurezza per i propri cittadini.